le regioni interne della Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu e Supramonte rappresentano il cuore genuino della Sardegna, caratterizzate da una particolare ricchezza e varietà di paesaggi naturali, da un'antica storia e da tradizioni che ancora oggi sopravvivono. Pascoli, coltivi, macchia mediterranea, boschi di leccio, roverella e sughera caratterizzano la gran parte di questi territori, mentre le aree di maggiore altitudine ospitano boschi di castagni. Qui si trovano anche i pochi noccioletti dell'isola. Ancora più in alto, la vegetazione bassa delle cime del Gennargentu. Imponente il patrimonio archeologico di epoca nuragica e prenuragica, costituito da nuraghi, villaggi, domus de Giannas, tombe di giganti, menhir, fonti sacre e dolmen, a cui si aggiungono testimonianze di epoca fenicio-punica, romana e medievale. Sono inoltre innumerevoli le testimonianze dell'architettura sacra, le chiese e i santuari, urbani e campestri. I centri storici conservano invece testimonianze legate alla cultura e alla tradizione pastorale e contadina. Le potenzialità di sviluppo implicite in questo enorme patrimonio naturale, storico e culturale, sono enormi e rappresentano senza dubbio la base per il rilancio di questi territori. In questo contesto si inseriscono le attività GAL Barbagia Mandrolisai Gennargentu Supramonte, una fondazione senza scopo di lucro, finanziata con i fondi del programma comunitario LEADER. Tra le sue finalità, la promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale, il miglioramento della qualità della vita e del benessere delle comunità residenti. Per raggiungere questi obiettivi, il GAL si è dotato di un piano di sviluppo locale, suddiviso in azioni specifiche, che puntano a valorizzare le risorse dell'area, con particolare attenzione alle zone rurali. Sono 25 i comuni del centro Sardegna che ricadono nel territorio GAL. L'area si estende per una superficie di 1.476 km² e la popolazione complessiva si aggira intorno ai 46.000 abitanti. Fanno parte dell'associazione oltre 400 soggetti. Di questi il 90% sono privati, provenienti dal settore agricolo, dei servizi, del turismo, dell'artigianato e del commercio. Tra i soggetti pubblici aderiscono al GAL il Consorzio Bintaloro, la provincia di Nuoro, l'Unione dei Comuni Barbagia, la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai e 24 comuni dei 25 ricadenti nel territorio. Tra le attività di promozione delle potenzialità di questi territori si inserisce ABBAS, Sport Fishing Tourism, un progetto di cooperazione transnazionale coordinato dal GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu Supramonte, in partenariato con il GAL dell'Ugudoro Goceano, il GAL del Sarcidano Barbagia di Seulo, il Consorzio Bintaloro, il Consorzio Turistico dei Laghi, il GAL di Karuseutu della Finlandia e i due GAL leader Mitiskane e Skanes S della Svezia. Il progetto, il cui budget complessivo ammonta a circa 316.000 euro, rientra nella misura 421 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, che prevede azioni di cooperazione transnazionale ed interterritoriale. L'obiettivo è superare la fragilità del sistema turistico locale attraverso la creazione di un network internazionale, rivolto agli amanti della pesca sportiva, valorizzando così le zone interne in un'ottica di sostenibilità. Sardegna,
Svezia e Finlandia sono infatti accomunate da eccellenze paesaggistiche e ricchezze culturali inestimabili, che si prestano a essere promosse secondo strategie in grado di intercettare visitatori più attenti al territorio e alle sue potenzialità. In Sardegna i flussi turistici sono concentrati lungo le coste. In Finlandia a Helsinki e nella regione dei laghi. In Svezia a Stoccolma e in Lapponia. Abbas intende promuovere attività di delocalizzazione e destagionalizzazione. Il progetto coinvolge 72 comuni sardi e si fonda sullo scambio di buone prassi, l'attivazione di sinergie tra pubblico e privato, lo sviluppo di una nuova imprenditorialità, l'internalizzazione delle imprese, la condivisione di idee ed esperienze in materia di valorizzazione e promozione delle acque interne. L'area Gal Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu e Supramonte ospitano numerosi e diversi ambienti acquatici. I laghi di Gusana, Cucina d'Orza, Benzone, Gobossai, Olai e Torrei, i torrenti Taloro, Aratu, Pirastredu, Gobossai, Piraonni, Dino, il rio Mannu e l'alto corso del Fulmendosa sono potenzialmente capaci di soddisfare i gusti degli appassionati delle più disparate tecniche di pesca in acque interne e offrono una varietà di specie ittiche fra le più ambite dai pescatori sportivi. I laghi presentano fauna ittiche e morfologiche differenti, perfetti per il carp fishing e per le tecniche di pesca a fondo in generale, con fondali erbosi e digradanti, zone più profonde e rocciose adatte alla pesca spinning o alle varie tecniche con galleggiante. Tutti i fiumi dell'area, che originano dai monti del Gennargentu, hanno caratteristiche di torrente. Sono cioè soggetti a forti variazioni della portata e della temperatura dell'acqua. Queste condizioni particolari hanno favorito lo sviluppo e la diffusione della trota sarda o macrostigma, che un tempo occupava gran parte degli ambienti fluviali della Sardegna. Attualmente la trota sarda sopravvive nelle pozze più nascoste dell'alto corso del rio Taloro e dei suoi affluenti e nei torrenti del Gennargentu, dove è ancora possibile incontrarla. Oggi è una specie protetta e si tenta di scongiurarne l'estinzione. In caso di cattura accidentale è obbligatorio rilasciarla con le dovute attenzioni. Oltre alla trota macrostigma nei fiumi, sono presenti la trota fario ed esemplari con diversi livelli di ibridazione, che presentano caratteristiche di entrambe le specie. Più rara la trota iridea. In questo caso si tratta generalmente di esemplari risaliti dai laghi o sfuggiti agli allevamenti. In alcune pozze di acqua più ferma è presente qualche rara tinca. Gli scenari che il territorio offre agli appassionati della pesca in torrente sono suggestivi e selvaggi, caratterizzate da buche, rapide e pozze cristalline, dove è possibile praticare le versioni light dello spinning, la pesca a mosca e la pesca con esche naturali, vermi e larve, con o senza galleggiante. Qui il fermo biologico va dal 1 novembre al 31 gennaio e si pesca con la licenza di tipo B. I laghi compresi nell'area Gal sono tutti artificiali. Derivano da sbarramenti e dighe costruite lungo il percorso dei fiumi. Assolvono al fabbisogno idrico delle popolazioni locali, soprattutto nei periodi di siccità. Producono energia elettrica per cascata, da un invaso all'altro. A
Ad eccezione del lago Giulai, nel territorio di Orgosolo, in tutti è consentita la pesca. Il lago di Gusana, nel territorio di Gavoi, si forma dalla diga costruita nel 1961 sul rio Taloro e si sviluppa su una superficie di 2,52 km quadrati, ad un'altitudine di 642 metri sul livello del mare. Ha una portata di oltre 58 milioni di metri cubi. La popolazione ittica del lago di Gusana comprende oggi diverse specie di sicuro interesse per la pratica della pesca sportiva, dalla carpa alla tinca, dal persico reale fino alla trotta fario e alla trotta iridea. Per le loro dimensioni, spesso superiori ai 10 kg, le carpe suscitano l'interesse degli specialisti del carp fishing, ma sono insidiabili anche con tecniche più generiche di pesca a fondo o persino a bolognese o rubasienne. Le tinche sono meno frequenti rispetto alle altre specie, ma di ottima pezzatura, spesso superiore al chilogrammo. Si pescano con tutte le tecniche a galleggiante, inglese, bolognese, rubasienne e anche a fondo. Il persico reale è un predatore vorace che si presta alla pesca con qualsiasi tecnica che prevede l'uso di esche naturali, larve, vermi o piccoli pesci, sia a fondo che a galleggiante, ma è soprattutto una tipica preda da spinning. La trota fario e la trota iridea sono forse le prede più ambite dai pescatori sportivi. Nel Gusana la fario è presente in buon numero, anche grazie alle emissioni irregolari e con esemplari di buona taglia. Così come il persico, anche la trota è un vorace predatore, insidiabile con tutte le tecniche a fondo e a galleggiante, con l'uso di esche naturali, larve, vermi e piccoli pesci, con lo spinning e soprattutto con la pesca a mosca. Alcuni esemplari possono superare i 7 kg. A Gusana opera fin dai primi anni 70 l'associazione Pro Loco di Gavoi, che gestisce con regolarità un'area di riserva che comprende buona parte del bacino. Nel corso degli anni è stato effettuato un ripopolamento costante con l'emissione di trote fario, in passato anche iridea e saltuariamente anguille. Attualmente ogni anno vengono rilasciati nel Gusana 3 quintali di trote fario adulte e 15.000 trottelle di lunghezza compresa fra i 12 e i 15 cm, mentre lungo i torrenti della zona vengono posizionati un centinaio di cestelli contenenti ciascuno 1.000 uova fecondate di trota fario, pronte alla schiusa. Qui il fermo biologico va dal 1 novembre al 28 febbraio. Si pesca con licenza di tipo B e nell'area di riserva con il permesso rilasciato dall'associazione Pro Loco Gavoi. Nel lago di Gusana e nei dintorni, numerose strutture ricettive offrono la possibilità di svolgere attività sportive di vario genere, pesca compresa. Nella zona vengono promosse delle gare di pesca e occasionalmente diverse società di canottaggio organizzano allenamenti e competizioni. Il lago di Cucina d'Orza, tra i territori di Ovodda, Tetti e Dollolai, si sviluppa per 1,19 km quadrati, ad un'altitudine di 349 metri sul livello del mare e ha una portata di 18 milioni di metri cubi. Ospita trote fario, tinche, persici reali e carpe. Qui, dalla metà degli anni 60 fino al 1997, ha operato la cooperativa Pescatori Taloro Teti, che si occupa di gestire la riserva. Nel corso di oltre 30 anni, la cooperativa ha immesso nel lago circa 30.000 fra trottelle e avannote di fario, occasionalmente anguille. Dalla fine degli anni 90 non sono più state effettuate pratiche di ripopolamento e gestione delle acque.
si pesca con la sola licenza di tipo B. Il fermo biologico va dal 1 novembre al 28 febbraio. Il lago di Benzone si sviluppa per 0,18 km quadrati tra i comuni di Austis e Olzai. Ha visto pochissimi e disorganici interventi di gestione delle acque, se si escludono le occasionali emissioni in passato di trote fario e iridea ad opera dell'amministrazione comunale di Austis e della stessa cooperativa Pescatori Taloro Teti. Sono presenti carpe, tinche, persici reali e persici trota. A seguito dello svuotamento del bacino per lavori di manutenzione e del successivo nuovo riempimento è comparso il pesce gatto, la cui presenza è testimoniata da diverse recenti catture. Nel Benzone si pesca con la sola licenza di tipo B, fermo biologico dal 1 novembre al 28 febbraio. Il lago di Govosai è in agro di Fonni. Si sviluppa per 0,31 km quadrati ad un'altitudine di 918 metri sul livello del mare. È gestito come riserva dal gruppo sportivo Pesca Fonni, che effettua regolari immissioni di trota iridea di 18-22 cm. Oltre alle trote, nel lago sono presenti anche tinche. Il fermo biologico va dal 1 novembre al 28 febbraio. Oltre alla licenza di pesca, è necessario il permesso per la riserva. Il lago di Torrei, nei territori di Tonara e Tiana, si sviluppa per 0,11 km quadrati ad un'altitudine di 871 metri sul livello del mare. È gestito dall'ENAS, l'ente per le acque della Sardegna. Il piccolo bacino ospita trote fario, carpe e tinche. Il fermo biologico va dal 1 novembre al 28 febbraio. Oltre alla licenza di tipo B, per pescare nel Torrei è necessaria l'autorizzazione rilasciata gratuitamente dall'ENAS. A valle della diga, lungo il corso del rio Torrei, sorgono antiche gualchiere e mulini, dove con l'aiuto della corrente fluviale un tempo veniva lavorata l'orbace. Attualmente restaurate, queste strutture rappresentano esempi di archeologia industriale unici per il territorio.
le diverse strutture ricettive presenti nei pressi dei laghi del territorio e nei vicini centri abitati offrono la possibilità di noleggiare attrezzature da pesca e canoe e di usufruire di servizi specifici di guida per i turisti, con l'obiettivo di far conoscere le bellezze naturali e gli interessanti siti storici e archeologici del territorio. Non manca l'opportunità di praticare diverse discipline sportive, tra cui il windsurf, canoa, kayak, equitazione, mountain bike e trekking. Alcune aziende del territorio si occupano specificamente di organizzare tour di pesca sui fiumi e sui laghi dell'area in trekking o con l'ausilio di fuoristrada e quad. Tra i servizi offerti, la possibilità di usufruire di guide ambientali e istruttori di canoa. Il progetto Abbas punta proprio sull'incentivazione di queste attività, in una logica di rete e di collaborazione, che mira a potenziare i servizi offerti ai turisti. In quest'ottica Abbas intende estendere la rete attraverso il partenariato con gli altri GAL sardi. Tra questi, il GAL sarcidano Barbagia di Seulo, dove sono presenti tre laghi. Il primo è quello di Isbarroccus, nel comune di Isili. Ha una quota di massimo invaso a 415 metri sul livello del mare. La superficie dello specchio liquido è di 1,4 km quadrati e il volume massimo di invaso supera i 14 milioni di metri cubi. È caratterizzato da un isolotto roccioso, sul quale si erge la chiesetta di San Sebastiano. Il lago del Nuraghe a Rubio prende il nome dall'omonimo Nuraghe, testimonianza di una delle più antiche civiltà della Sardegna. Il paesaggio in cui si trova è aspro e selvaggio. Ha una quota di coronamento a 270 metri sul livello del mare, una superficie di 8,7 km quadrati e il volume massimo di invaso di circa 316 milioni di metri cubi. Il lago Monte Surei o lago di Mulargià si trova tra i comuni di Orroli e Siurgus Donigala. Ha una quota di coronamento a 260 metri sul livello del mare, una capacità di invaso di 347 milioni di metri cubi e si estende per una superficie di quasi 12,5 km quadrati. Il paesaggio e il buon clima favoriscono le attività di pesca e ogni anno vengono organizzate diverse manifestazioni sportive. Del territorio del GAL, Logudoro Goceono, fa invece parte il lago del Coghinas, collocato fra i comuni di Oschiri e Tula. Ci troviamo nella Sardegna settentrionale, in un paesaggio suggestivo, dove compaiono numerose chiese in stile romanico, tra cui la famosa Basilica di Sacargia. Secondo lago della Sardegna, dopo l'Omodeo, il Coghinas è un bacino artificiale realizzato nel 1927. Ha una capacità di 254 milioni di metri cubi d'acqua e si estende per una superficie di 17,8 km quadrati. Sulle sue sponde sono presenti numerose strutture ricettive ed è possibile il noleggio di canoe e barche per praticare la pesca al persico trota, il black bass, che può superare anche i 3 kg di peso.
oltre a questo pesce, nelle acque del Coghinas è possibile pescare il persico reale, il persico sole, il pesce gatto, le carpe, i gamberi della Louisiana e qualche rarissima trota. Sono dunque numerose le potenzialità offerte dai territori che hanno aderito al progetto Abbas, aree naturalmente vocate allo sviluppo di un turismo ecosostenibile, rivolto a una tipologia di visitatore, il turista attivo, che non si accontenta di vedere un luogo di villeggiatura, ma vuole viverlo a fondo, esplorando tutte le sue peculiarità, dalla natura fino all'arte e alla cultura. La creazione di un network internazionale rivolto agli sportivi, in particolar modo agli amanti della pesca sportiva, obiettivo principale del progetto, diventa così uno strumento di sviluppo delle zone interne e meno battute dal turismo di massa. La consapevolezza della mancata valorizzazione delle acque interne della Sardegna per incrementare un turismo naturalistico attivo e di qualità ha dato vita al partenariato tra galsardi, svedesi e finlandesi. È nata così una sinergia fondata su problemi e bisogni comuni, primi fra tutti proprio quelli legati alla fragilità del sistema turistico territoriale ed al bisogno di creare una piattaforma che miri alla promozione di quelle potenzialità, bellezze e suggestioni da cui partire per rafforzare e accrescere lo sviluppo economico e sociale dei territori coinvolti.